Grazie di essere venuti. Questa è la 37ª edizione della nostra stagione concertistica. Voi sapete che noi generalmente abbiamo un'attività importante con il Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano e amiamo soprattutto spingere i giovani ad emergere e a entrare a pieno titolo nella schiera dei musicisti riconosciuti, interpreti riconosciuti. Prediligiamo chiaramente i musicisti napoletani e campani, perché ci sono poche opportunità, ovviamente, di suonare, e quindi prediligiamo appunto questo tipo di una scelta dettata proprio da un'esigenza, l'esigenza di riuscire a far esibire i giovani nella loro città, perché molti ad esempio non conoscono Cristina Gaglietto. Cristina Gaglietto è un fan prodigio, si può dire, perché ha cominciato con il papà a suonare da bambina e si è innamorata della chitarra al tal punto da diventare in questo momento una delle stelle emergenti del panorama internazionale della chitarra. Lei rende molto in pubblico, ve ne accorgerete stasera, lei rende molto proprio dal vivo, la sua naturale connotazione, quella di sì, concorsi, i dischi, ma lei quando si siede tra il pubblico riesce veramente a donare delle grandi emozioni. Sono contento qua stasera di avere tantissimi amici preziosi per questa città, penso a Girolamo Simone, Riccardo Fiorentino, Alessandro Marsiglia, che è l'autore della chitarra che sentirete stasera, splendida chitarra di Cristina. C'è un altro notaio, Salvatore Mancino, stasera anche qui con noi, quindi la liuteria napoletana, Mario Buonafede, Giovanni Rea, bravissimo pianista, e che sentiremo per una bellissima serata dedicata a Mercadante a dicembre, un grande avario dedicheremo al nostro Saverio Mercadante nel suo 150° anniversario della morte. Abbiamo Luciano Nini qui con noi e poi ci sono tantissime persone splendide che ci stanno chiaramente onorando con la loro presenza questa sera. Non vorrei dilungarmi troppo, ma lasciare subito la parola alla musica. Pregherei di spegnere l'impianto perché fa un rumore di fondo e quindi lo evitiamo, e buon ascolto. E ci sentiamo mercoledì prossimo con un concerto di Max Fruschetto. Ci sarò anche io con la chitarra mini, con delle sperimentazioni profonde. Ci ripetiamo.